Quanto al PD, credo che il modo di crescere per il PD, pare, cominci a vedersi, sia quello di mettersi a servizio di un progetto che va oltre lui e che quindi si sforzi di aggregare forze positive, prendendosi il massimo di responsabilità, ma non da solo. Questo è il modo per il PD di crescere. Per me è questa la chiave. E quindi esprime una funzione per il Paese, non la gelosia di un partito che vuole diventare una funzione. Io sono convinto che siamo prossimi a essere il primo partito di questo Paese qui. E tuttavia questo non mi fa dire, facciamo da soli, eccetera. Mi metto a servizio di un, appunto, di un'alternativa che va costruita, io voglio tranquillizzare su questo il nostro amico, il nostro ascoltatore, a partire da un centro-sinistra di governo. Io, cioè, non mi sfugge questo dato, cioè, non è che possiamo metterci, diciamo, in una proposta vasta, lasciando per strada dei pezzi e le ali di un centro-sinistra di governo. Il problema è che noi non facciamo l'unione, no? Cioè, questo l'abbiamo detto. E questo parte da degli impegni precisi e dirimenti dal punto di vista del patto esigibile verso gli elettori, cioè la garanzia dell'azione di governo e della compattezza, perché se no, ripeto, ho detto una battuta, invece no, ci riposiamo. Ecco, quindi. E quindi questo significa sulle 10 cose da fare avere idee chiare, sulla politica estera avere idee chiare, non è che si possono rimanere. Ecco. E quindi c'è un lavoro da fare, noi lo stiamo facendo, stiamo vedendo, adesso incontreremo anche, troveremo il modo di confrontarlo, ma io chiedo che questo centro-sinistra che si prende responsabilità di governo sul piano politico non metta paratie, ma condivida con noi quell'esigenza di ricostruzione. E quindi si rivolga a un'opinione larga, isolando l'estremismo e il populismo di Berlusconi e dei suoi eventuali epigoni. Questo è il punto. Se c'è questo, noi siamo sì in condizione, poi alla fine il confronto elettorale lo si fa con chi c'è, cioè con chi ci sta, perché non è che posso obbligare. Ecco. Detto questo, però, è molto importante il percorso, l'idea e la proposta che fai. Adesso, per paradosso, dico una cosa per paradosso così mi faccio capire, fosse anche da solo il PD, sia chiaro che farebbe questa proposta, perché è questo è quello che serve al Paese. Per fortuna non saremo da soli.